Oh, che piacere, guardate chi c'è qui, guardate chi c'è qui. Ma ne trovate i VIP in giro per gli studi? Per gli studi? Siamo al mare, non ci sono studi. Ma lo so, ma tu vai in giro per gli studi a Colorado? Ma no, adesso vado in giro per le spiagge, che è meglio. Devo dire che di VIP è pieno così. E ne trovate? Tantissimi. Qua poi a Cervia è proprio, c'è tutta la spiaggia brulicante di VIP. Per te non è la prima volta a Mister Jet d'Italia, significa che ti trovi bene in questa famiglia? Beh, benissimo, come trovarsi male, insomma, no? Ti sembra? Certo. Mi guardi così come... No, perché siccome c'è la musica che mi sta stordendo, io vedo il problema. Capisco, è bellissimo, tra l'altro sono bravi i cantanti. Sono bravissimi, ma noi dobbiamo guardare... Cosa? Ah, perché... Hai capito, tu non devi guardare quelli. Ormai... non vanno più di moda. Ma come non vanno più di moda? No. Ma che stai dicendo? È passato. No, non adesso diamo. Sono i cantanti quelli che sono i cantanti. Ok, invece facciamo una cosa. Siccome tu sei uno dei giurati anche, quelli che deve guardare le ragazze sfilare, li sì. Devi interrogare, gli devi fare le domande. Ma che cosa gli chiederai? Assolutamente niente. Ma come? Vieni qua. Ma cosa? Sono 60, sono tantissimo. Dobbiamo stare a chiedere. No, chiederò cosa vogliono dalla vita, quali sono le loro ambizioni, cosa hanno mangiato la mattina, cose di questo tipo. Invece tu come hai mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo? Ho cominciato a fare una scuola di, proprio in maniera molto classica, ho fatto una scuola di recitazione, poi mi sono ritrovato, poi essendo di Milano il cabaret è di casa, noi viviamo di quello, ho cominciato andando a vederlo e mi ci sono ritrovato dall'altra parte, mio malgrado. Non hai partecipato mai a un concorso di bellezza, dimmi la verità, non dire bugie. Io l'ho vinto un concorso. Quale, quale? Di Miss Macho Peloso. Come Miss? Casomai Mister? Miss Macho Peloso, guarda che è così. Guardate, forse è l'unico maschio che non si è depilato in quest'estate 2018. Ma non lo so, sai, forse sta tornando in auge questa cosa dell'uomo un po'. Io sono rimasto sempre così, ho detto prima o poi torneremo di moda, infatti forse. E a questo punto domanda classica, progetti futuri. Progetti futuri, ci sarà una nuova edizione di Colorado per la quale vi aspettiamo tutti quanti con l'anno 21 che è entrante e poi spettacoli, adesso sono in giro con il mio tour estivo, tra poco finirà, siamo dopo domani a Lucca, si chiude a Lucca a Pisa, si chiude lì e cambio casa, questo è un progetto molto importante, devo fare un trasporto. E dove vai? A 500 metri dove sto adesso. Ma però è più grande. È enorme, ho preso una casa gigante perché ci voglio ballare dentro e voglio far sfilare delle ragazze. Mobili classici o moderni? Assolutamente un mischione, antico e moderno. Capito. Poi due bagni, un bagno, due cucine come? Due bagni, cucina, camera e un open space. Insomma, quante cose vuoi sapere? Ma io voglio sapere di tutto. No, voglio l'indirizzo, guarda te. Ma il cagnolino ce l'hai da mettere? No, non ho cagnolino. Non ha cagnolino. Allora facciamo una cosa, guardiamo la telecamera e invitiamo tutte le ragazze a partecipare a Miss Reggente d'Italia. Sei pronto? Sono pronto. 3, 2, 1, via. Ciao ragazze, mi raccomando, correte a partecipare a Miss Reginetta d'Italia perché è meraviglioso. Sono i cantanti, c'è la musica, c'è la spiaggia, c'è una passerella, c'è tutto quello che serve. Ma dimmi una cosa, ma la fidanzata ce l'hai? Ma cosa? Ma guarda che ne vuoi sapere, dico.